Massimiliano Fedriga è stato riconfermato presidente della regione. La coalizione di centrodestra ottiene il 64% delle preferenze, bassa l'affluenza. Le prime parole di Fedriga: non mi aspettavo un simile successo per la mia e per tutte le liste del centrodestra, ora di nuovo al lavoro. La nostra alternativa non è stata compresa dagli elettori, il centro-sinistra si ferma al 28%, sereno il candidato Morettuzzo. Insieme Liberi si piazza al terzo posto, non c'è ancora la sicurezza sull'ingresso in consiglio, la candidata Giorgia Tripoli: non siamo solo Novax. Sotto le aspettative il terzo polo, il candidato Maran: volevo introdurre un mattoncino per una nuova casa politica, il primo passo è comunque compiuto. Ancora un episodio di contrabbando di cuccioli, sequestrati 34 cagnolini a Villesse, multato e sotto sequestro un furgone. Grande impresa della pallacanestro Trieste che all'Allianz Dom sbaraglia la capolista, il successo arriva e rimonta, grandi Terry e Ruzier. Telespettatori di Tele 4, buonasera e benvenuti all'edizione serale del nostro telegiornale, dunque con una percentuale di voti che si attesta al 64%, Massimiliano Fedriga è stato riconfermato presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Tele 4 ha seguito in diretta tutte le fasi dello spoglio delle schede con commenti in studio. Il candidato del centro-sinistra Morettuzzo, la coalizione del centro-sinistra, si ferma al 28%, sorpresa, al terzo posto la candidata di Insieme Liberi, non si sa però se il gruppo riuscirà ad eleggere un consigliere, e quarto il terzo polo, deluso il candidato presidente Alessandro Maran. Ci colleghiamo però subito con Marco Stabile, che dovrebbe essere, se non mi sbaglio, nel corridoio dei passi perduti del Consiglio regionale e credo che sia proprio in compagnia di Massimiliano Fedriga, per cui io cederei subito immediatamente la linea a Marco Stabile. Siamo in collegamento, adesso ci vediamo. Marco, sei collegato? Eccoci con il presidente Massimiliano Fedriga, il primo governatore ad essere rieletto in Friuli Venezia Giulia, quindi il primo a poter programmare su lungo periodo. Le prime pozioni, i primi pensieri, i primi progetti da poter portare avanti che le sono venuti in mente nella camminata da casa a Piazza Oberdan. No, è stata un po' confusionaria la camminata, però sono contento perché possiamo continuare il lavoro che abbiamo iniziato in questi 5 anni. E questo, come ho detto in campagna elettorale, non voglio fare facili promesse, non voglio raccontare che risolveremo tutti i problemi, prometto però l'impegno che ci abbiamo messo in questi 5 anni nel superare le difficoltà e soprattutto di programmare nel lungo periodo. Mi piacerebbe lasciare questo anche a chi verrà dopo di me, una strada da percorrere, non un sentiero da ricominciare. Presidente, un dato politico, perché credo nessuno si potesse aspettare i tre partiti principali di centrodestra, cioè partiti, la sua lista, la Lega davanti a tutti e poi Fratelli d'Italia, quasi alla pari più Forza Italia, qualcosa di abbastanza inconsueto. Che analisi fa di questo dato? Ma devo dire che evidentemente la lista ha avuto un risultato sopra ogni aspettativa. Io nella mia speranza, neanche previsione, ma la mia speranza era speravo arrivasse a doppia cifra, intorno al 10%. La Lega ha avuto una crescita importante, anche questa sopra ogni aspettativa. Fratelli d'Italia è cresciuta moltissimo rispetto al 2018, le scorse elezioni regionali, e Forza Italia ha tenuto. Quindi penso che tutti i partiti di centrodestra possano sentirsi più che soddisfatti. Provo a fare un passettino avanti. 3 assessori e 3 big, diciamo, della coalizione, 1 Forza Italia e il primo partito si prende la presidenza del Consiglio? No, parleremo all'interno della coalizione, poi prenderò le decisioni, ma sempre cercando di condividere il più possibile come ho fatto lo scorso mandato. Presidente, che considerazione ha fatto anche sulla sua vita personale? Perché nel 2008 la prima volta in Parlamento, poi capogruppo della Lega, presidente Friuli Venezia Giulia una volta e una seconda, e a luglio fa 43 anni. Insomma, no? Sono fortunato, ho avuto le occasioni,
e spero dopo, quando le ho avute, di essere meritate, perché ci ho messo tutto l'impegno possibile e spero sempre di essere all'altezza della fiducia che ho ricevuto dai cittadini di questa regione e faccio di tutto per farlo. Era con i suoi figli a seguire lo scrutinio? No, i figli erano da mia mamma, era dalla nonna, ero con mia moglie e con i miei collaboratori. Stretta di mano con Moretuzzo poco fa? Sì, penso sia stata una campagna elettorale civile, è normale, qualche tensione elettorale è nella norma, però penso è stata molto civile e questo secondo me è positivo non soltanto per la politica ma anche per l'immagine che la politica dà ai cittadini. Tra l'altro adesso vedremo come finirà con Insieme Liberi, potrebbe anche profilarsi un consiglio regionale con solo centrodestra e centrosinistra, bipolarismo puro. Sì, aspettiamo e vediamo cosa hanno votato i cittadini. Rispetto al voto dei cittadini è giusto che quelle forze siano rappresentate o meno. Ho questa visione molto laica, nel senso rispettiamo il voto popolare. Grazie e buon lavoro al Presidente della Regione. Grazie a te Umberto per il resto dei servizi che abbiamo realizzato per il nostro TG, poi la maratona continua. Sì, grazie a Marco Stabile, complimenti al Presidente Fedriga. Prima di andare avanti con i servizi darei soltanto un'occhiata ai risultati delle liste. La Lega ha il 19%, Fratelli d'Italia il 18,21%, la lista Fedriga il 17,47%, Forza Italia 6,68%, Tondo per Fedriga, Autonomia Responsabile 1,9%, il PD il 16,72%, Patto per l'Autonomia 6,31%, Movimento 5 Stelle 2,47%, Verdi Sinistra 2, Open 1,47, Unione Slovena 1,12, Insieme Liberi 3,97, quindi al momento non entrerebbe in consiglio regionale, e il terzo polo, diciamo, il 2,76%. Questo è il questo per quanto riguarda appunto i risultati di lista. Allora, vedo che è collegata con noi anche Laura Buccarella da Udine, ma vediamo se Laura è pronta, penso proprio di sì. Allora ci colleghiamo, diamo la linea a Laura Buccarella. Voi sapete che a Udine si vota anche per il sindaco. Sentiamo se Laura è... sì. Noi non sentiamo Laura, quindi casomai la... pronto Laura? Ci sentite? Perfetto, perfetto Laura, vai. Buonasera. Eccoci. Buonasera Laura. Perfetto. Buonasera a tutti. Allora ci troviamo nella Sala del Popolo del Comune di Udine, a Palazzo Garonco, qui appunto in centro a Udine, per attendere i risultati delle elezioni comunali, perché come dicevi giustamente Umberto da studio, qui non si vota soltanto per le regionali, ma anche appunto per il rinnovo del Consiglio Comunale. Sono in lizza, lo dicevamo prima, l'uscente Pietro Fontanini, che al momento risulterebbe in vantaggio, in lieve vantaggio con un 45%, ma diciamo subito che le sezioni scrutinate sono ancora troppo poche per poter dare un risultato naturalmente accettabile. C'è al secondo posto invece Alberto Felice De Toni, il rettore appunto dell'università qui di Udine, che è candidato della coalizione del centro-sinistra. Ci sono anche Ivano Marchiol dei 5 Stelle e Stefano Salmè Insieme Liberi, in versione diciamo così comunale di Udine. Al momento sono esattamente in quest'ordine, ma come vi dicevo su 90 sezioni da scrutinare ne sono state scrutinate nemmeno una decina, quindi è davvero il risultato ancora assolutamente parziale. C'è molto interesse naturalmente per il testa a testa tra Fontanini e De Toni, anche perché De Toni è rappresentante di una coalizione di centrosinistra che in questo caso non comprende il Movimento 5 Stelle come è successo in regione, ma comprende invece il terzo polo, il cosiddetto terzo polo, quindi
più Europa, Italia Viva e Azione. C'è curiosità per conoscere i risultati finali, quindi eventualmente insomma, ci ricollegheremo per sapere come stanno andando gli scrutini e i risultati per darvi poi un risultato sicuramente meno parziale di quello che possiamo darvi adesso. A voi la linea. Grazie Laura. Allora ripercorriamo un pochettino questo pomeriggio con i commenti dei quattro candidati presidente, partendo dal presidente riconfermato, dal presidente rieletto Massimiliano Fedriga. Sì, è stata sopra ogni aspettativa e sono molto contento ovviamente del risultato della lista Fedriga presidente, ma come sono contento del risultato della Lega, anche quella sopra aspettative, anche di Fratelli d'Italia, che comunque è cresciuta moltissimo rispetto al 2018. Ma non rispetto alle politiche quando era 32. Noi dobbiamo paragonare elezioni su elezioni, altrimenti diventa complicato avere un paragone legittimo e corretto. No? Come ho detto in campagna elettorale, non prometto cose birabolanti, ma l'impegno quotidiano è affrontare i problemi e dare anche una prospettiva a questa regione, come abbiamo cercato di fare in questi 5 anni. Quindi non misure che guardino al breve consenso, ma che abbiano un respiro un po' più grande. Dopo mi auguro ovviamente di fare sempre le scelte migliori. Mi riempio di responsabilità chiaramente questa fiducia così ampia data dai cittadini di questa regione, che ringrazio, e l'impegno che prendo è cercare di fare del mio meglio per non deludere aspettative, perché mi rendo conto della fiducia che mi hanno dato i cittadini. Mi sembra che tutte le forze politiche di centrodestra per un verso o per l'altro comunque hanno avuto un ottimo risultato. Spero di riuscire a continuare come ho fatto con il gruppo che mi ha dato una mano nell'amministrazione precedente, ovvero garantire quella visione di lungo periodo, cioè basta la politica che fa una campagna elettorale continua e cerca il consenso nel breve periodo. Dobbiamo incominciare a avere una visione di lungo respiro per questa regione ovviamente, e programmare i prossimi anni, non i prossimi mesi. Le tre persone che hanno corso insieme a me questa campagna elettorale le ringrazio, perché penso che sia stata una campagna elettorale che, tranne ovviamente ma qualche legittimo anche diciamo stravolgimento della realtà in alcuni casi di campagna elettorale, però è stata una campagna elettorale corretta, civile, e questo serve secondo me. Dedico a mia moglie prima per quello che ha sopportato anche in campagna elettorale per la famiglia, e poi tutte le persone che mi hanno dato una mano. E poi, se invece spero che qualcuno lo guardi, mio padre che è scomparso nel 2021, quindi spero, sono convinto che mi avrebbe dato un bacio in Piazza Unità come ha fatto nel 2018. Ed ora il commento di Massimo Morettuzzo per il centro-sinistra, che si è fermato al 28%. Naturalmente sapevamo che era una partita complicata, sapevamo anche che questa candidatura, che è maturata poco più di 2 mesi fa, sarebbe stata comunque con una china di fronte da risalire. Credo anche che in parte insomma, il gap sia stato recuperato, sicuramente non a sufficienza, e quindi non siamo stati abbastanza bravi evidentemente a comunicare anche un'idea di regione diversa, la necessità di cambiare pagina su molti temi. Sono convinto altrettanto che i temi che sono maturati durante la campagna elettorale, quindi temi rispetto alla questione della sanità, all'ambiente, a un'altra idea di Europa che superi definitivamente i confini del Novecento in questa terra, siano temi attuali. Su questo noi ci impegneremo dai banchi dell'opposizione durante i prossimi 5 anni, con lealtà ma anche con fermezza, come abbiamo fatto durante questa campagna elettorale. Ho cercato di mantenere una linea molto più orientata sul lavoro fatto sui contenuti e sulle proposte piuttosto che sulla contrapposizione. Credo che sia una delle modalità con cui possiamo davvero cercare anche di ravvicinare le persone al dibattito politico e a un confronto che guardi al bene comune più che agli interessi di parte. Soltanto su Trieste la vostra campagna si è concentrata molto anche sul no alla cabinovia, se ne è parlato molto anche in studio da noi. Forse questo argomento non ha colpito nel segno? No, credo che sia un argomento che interessa molto i cittadini e le cittadine di Trieste. Insomma, anche i dati che sono emersi rispetto ai sondaggi ci dicono che c'è attenzione su questa questione. È evidente che queste elezioni regionali non sono state percepite come un'occasione fondamentale per decidere che futuro dare alla città, alla regione, se la maggioranza degli aventi diritto al voto non ha partecipato. Questo ci dice che abbiamo ancora molto lavoro da fare per anche immaginare delle forme di partecipazione che superino quelle attuali. La sorpresa è stato il terzo posto di Insieme Liberi. Sentiamo il commento della candidata Giorgia Tripoli, ricordando che la lista ancora non è sicura se elegge o meno un rappresentante in consiglio regionale.
sopra o sotto il 4%, siamo la terza forza di regione. Abbiamo superato il terzo polo, abbiamo superato i 5 Stelle e quindi per il momento io sono personalmente molto soddisfatta. Se noi andiamo a vedere i voti che ho io come presidente, che se non mi ricordo male sfiorano il 5%, sicuramente c'è stato un problema un po' sul voto disgiunto, che ancora molte persone non hanno capito che sì, è valido, nel senso che non invai dalla scheda, però è chiaro che dal voto a me come presidente, poi magari dal voto a una delle liste che sosteneva, che sostiene gli altri candidati, di fatto porta poi la lista a non superare la soglia e quindi a non entrare. Nel caso in cui non andasse bene, appunto, non riusciste a superare il 4%, pensa di fare ricorso comunque sulla base di quello che ci diceva prima? Beh, allora bisogna capire il 4% per quale motivo non lo superiamo. È chiaro che se ci ritroveremo alla fine con decine e decine di schede annullate, perché ad esempio c'è qualcuno, io so di per certo, che ha messo la X Insieme Liberi e ha scritto Tripoli, certo. Ecco, se vediamo che sono tante schede, sì, che potrebbero fare la differenza, sicuramente è giusto andare a fare ricorso. Il segnale più bello, il segnale che io mi auguro veramente che la politica voglia accogliere, è che noi non siamo, non rappresentiamo una minoranza di Novax, terrapiattisti, putiniani o come ci siamo sentiti, diciamo, definire, ma che la politica veramente prenda in considerazione che ci sono dei cittadini che non sono stati soddisfatti, che non sono rimasti soddisfatti e che anzi sono molto arrabbiati per come è stata gestita la politica durante il Covid e durante la pandemia, che banalmente non riguarda solamente l'obbligo vaccinale. Quella è la punta di un iceberg. Anche ma mi auguro che i toni cambino, perché sentirsi dire dalla Serracchiani che è preoccupata perché questa popolazione, questa frangia della popolazione così pericolosa e così, diciamo, fuori da ogni grazia di Dio possa avere il voto, possa esprimere comunque un 4 o un 5%, ecco, sentirla parlare in questo modo è veramente una cosa molto irrispettosa e io mi auguro che si faccia un esame di coscienza. Allora, adesso vediamo, siamo andati questa mattina in città per vedere appunto se i triestini avevano votato o meno. Sapete che, insomma, il dato sull'affluenza è certamente non altissimo. Vediamo quello che ha raccolto. Ah no, chiedo scusa, c'è invece, chiedo scusa, il commento di Alessandro Maran del Terzo Polo. Sapete che il Terzo Polo è rimasto probabilmente deluso dal risultato, che certamente è appunto inferiore alle aspettative. Vediamo allora il commento del candidato Alessandro Maran. E certo, la differenza lo farà l'ingresso o meno all'interno dell'Assemblea. Fin dall'inizio noi ci siamo proposti appunto l'obiettivo di mettere radici, di fare un primo passo per la costruzione di quella che chiamiamo la Casa dei Riformisti, anche perché per la prima volta in Friuli Venezia Giulia Azione, Italia Viva e Più Europa corrono assieme. Quindi è un primo passo. Sembrava che la competizione fosse tutta interna al centrodestra per stabilire i rapporti di forza. Il centrosinistra, così come è combinato, non avrebbe avuto nessuna possibilità, ma lo sapevano anche i sassi, anche perché la sfida si prepara nei 5 anni precedenti e nei 5 anni precedenti il centrosinistra, diciamo lo schieramento progressista, non è che ha dato molti segni, no, di combattività, tanto che in campagna elettorale abbiamo dovuto insistere. Guardate che i dati della demografia di cui parlavamo prima, i dati della crescita, non sono quelli che ci raccontate, no? L'obiettivo è costruire quella casa, costruire uno spazio alternativo ai riformisti. C'è una bella poesia di Cavafis in onore ai combattenti di Termopili, l'ultimo verso scrive che onore è ancora più grande perché sanno, molti di loro sanno, che saranno i persiani a passare. Le battaglie si fanno perché vanno combattute, che di fronte al calo ventennale del nostro PIL, mentre Trentino cresceva del 20%, il Friuli è cresciuto dello 0,6%, era dovuto alla carenza di innovazione, ci manca il terziario avanzato. Allora, come vi dicevo, adesso sentiamo se i triestini hanno votato. Sapete che l'affluenza alle urne non è stata altissima, una media del 44% in regione, 41% a Trieste. Stamattina Laura Buccarella è andata a sentire le prime opinioni. Ha votato? Sì. Lo fa sempre, va sempre? Lo faccio sempre, molto volentieri anche. È l'unico sistema che abbiamo per far sentire la nostra voce, mi sembra giusto. E passerei questo consiglio anche a tutti i giovani, abbiamo bisogno di tanti giovani. Sì, ho votato, sì. Sa che c'è un po' il calo negli ultimi anni, però sembra che abbia retto, no? No, io vado sempre a votare perché per me il voto è un diritto, è l'unico modo che abbiamo per decidere qualcosa. Perché oggi, cioè una volta, uno decideva tra il meglio e il peggio, a seconda del proprio pensiero.
oggi si sceglie il meno peggio. È chiara, sì, chiarissima. Vi eravate informati? No, no, tutto a posto, informatissimi, è fatto tutto, il nostro dovere ai cittadini. Lei ha votato? No, non ho votato. E come mai? Perché non mi interessa. Sì, sì. Ieri, Sami. Già ieri sono andata a votare, sì. Va sempre a votare? Vado sempre, sì. Sempre, sempre, è un dovere. È un dovere del cittadino. Sì, sì, ieri mattina, ieri pomeriggio abbiamo votato. È da, da tanti anni che votiamo sempre quello. Sì, senza speranza, ma ho votato. Ha votato. Non è, non è fiduciosa. Boh, cosa vuole che sia fiduciosa? Si vota così. E le chiedo se ha votato questa volta. Sì, sì. Sì, 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 ieri. Sì, sì. Lei ha votato? No. No. E neanche ci vado. Non ci va. Perché? Le posso chiedere? No, non mi interessa. Sì, ho votato. Ci va sempre? Sempre. No. No, non salto nessuna votazione. Secondo me è importante, uno dei nostri diritti da cittadini costituzionali, quindi bisogna insomma andare sempre a votare. Ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo, ma ricordatevi che la grande diretta elettorale prosegue ininterrottamente. Entriamo in studio. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nella tarda serata di ieri a nord di Klagenfurt. La sala operativa regionale della protezione civile del Friuli Venezia Giulia non ha ricevuto chiamate di allarme da parte di cittadini. 34 cuccioli di cane stipati, 34 cuccioli di cane stipati in gabbiette minuscole dentro il vano di un furgone. La polizia stradale di Gorizia ha intercettato il mezzo al casello di Villesse. Multa di 5.000 euro per le condizioni in cui gli animali erano trasportati e veicolo sequestrato. 34 cuccioli di cane di varie razze stipati all'interno di trasportini di dimensioni troppo piccole per consentire un trasporto idoneo e in sicurezza. Più di 5.000 euro di multa per il conducente del furgone e mezzo di trasporto sequestrato. Sabato scorso, verso le 5.30, vicino al casello di Villesse, il personale della Polizia Stradale di Gorizia ha fermato e controllato un autocarro condotto da un cittadino ungherese che viaggiava assieme a un italiano. Durante i controlli è subito emerso che i due fossero già gravati da precedenti specifici per maltrattamenti e traffico illecito di animali da compagnia. Gli agenti di polizia non hanno potuto fare altro che chiedere al conducente di aprire il vano del furgone. All'interno 34 gabbiette piccolissime con altrettanti cuccioli di cane stipati all'interno. Gli approfonditi accertamenti svolti assieme al personale veterinario dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale hanno evidenziato la corrispondenza e regolarità dei dati riferibili all'età dei cuccioli e alla conformità della documentazione che li accompagnava, mentre sono state contestate le violazioni in riferimento alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni di trasporto. Così è scattata la multa per 5.332 euro e il fermo amministrativo del veicolo con il quale erano trasportati i cuccioli. Impresa della pallacanestro Trieste all'Allianz Dom, la squadra di Legovic ha battuto la capolista Virtus Bologna per 80-78 davanti a 5.000 spettatori. La vittoria che non t'aspetti, un'impresa che vale mezza salvezza o forse più. Battere la capolista significa guadagnarsi la copertina di giornata, ma farlo quando lotti per salvarti e le inseguitrici galoppano alle spalle, leggi le vittorie di Verona e Reggio, vale aritmeticamente il doppio. Decisivo, un duetto capace di salire di livello quando l'incontro lo richiede. Michele Ruzier ed Emanuel Terri. Il play nostrano è molto semplicemente il motivo per cui Trieste, dopo un primo quarto brutto e sprecone, salvato dalla doppia cifra di svantaggio solo dalle due triple di Campogrande, ha avuto ancora una partita da giocare sino alla fine con la speranza di vincerla. Il suo playmaking ha illuminato il campo, i suoi assist, 7 nel primo tempo, hanno fatto planare al ferro proprio il compagno di scorribande Terry, un fisico bestiale, un'energia debordante che però va innescata a dovere. Sono proprio gli alley-oop spettacolari in serie che mettono in ritmo l'americano per poi farlo salire di livello in tutto il resto, trasformandolo in un lungo da Eurolega, cioè difendendo
stoppando, aiutando i compagni e mettendo il suo corpo a disposizione ad ogni contatto. Ed ecco che in un secondo quarto scattato sul 16-20, poi se la giocano a viso aperto con Belinelli e soci. Pazzesca la prima metà partita del campione NBA, nonostante un Bartley inizialmente freddo e un Davis che non ingrana. C'è pure un ottimo Spencer nel motore che si traduce in 18 punti dei lunghi in due quarti e uno Stumbris che alla prima uscita mostra la faccia giusta e azzecca la tripla del 45 pari a metà incontro. Nella ripresa i ragazzi di Legovic sembrano addirittura poter scappare via nonostante un Shengelia di lusso per i bolognesi, mostrando ancora le marce alte sull'asse Ruzier-Terry. Prima un parziale di 10-0, poi la chiusura al trentesimo sul 64-59. I biancorossi poi pagano le rotazioni sotto canestro e vedono rientrare la Virtus in un punto a punto che porta la gara sino all'ultimo possesso. I biancorossi trovano canestri di peso specifico, prima da Bartley e poi da Davis, che riprendono in mano l'attacco, mentre Mannion, Lundberg e Shengelia rispondono presente ad ogni assalto. Davis in arresto e tiro e Bartley con un libero su due dalla lunetta materializzano l'80-79. La Virtus però ha per due volte sulle mani l'ultimo tiro per vincere. Belinelli però per due volte fallisce il tiro, prima fuori equilibrio da due punti, poi dalla lunga distanza. Ed ecco che la festa può partire a Valmaura, contando che una squadra che se vuole sergersi a un livello di gioco superiore non si accontenti ma mostri ancora la sua faccia più bella. Va stretto alla Triestina il pareggio ieri contro il Piacenza. Nel prossimo servizio le parole del mister Gentilini, dell'autore del gol del pareggio, Piacentini. Tutti insieme stiamo lottando per un obiettivo importante. Credo che oggi abbiamo raccolto meno di quello che avremmo dovuto, anche se effettivamente sul piano del gioco e dell'intensità non è stata la migliore Triestina, ma ci poteva stare per la tensione, per l'atteggiamento del Piacenza. Una partita difficile sul piano fisico e tecnico con il Piacenza che si è arroccato in difesa chiudendo gli spazi. Un pareggio che va stretto alla Triestina che con una vittoria poteva allungare in classifica e accorciare il divario con la quintultima. Ma io era da lunedì che dicevo che la tensione poteva giocare brutti scherzi in qualche ragazza è successo. Mettiamoci poi gli spazi ridotti al minimo perché loro hanno giocato 90 minuti arroccati là dietro e quindi ci poteva stare il tutto. Poi pronti via nel riscaldamento abbiamo perso Crimi, abbiamo dovuto modificare. Durante la gara le munizioni ci hanno costretto a modificare alcune idee che avevo in testa. Tra primo e secondo tempo Rocchetti non è stato bene, abbiamo dovuto sostituirlo, per cui posso solo ringraziare i ragazzi. Per l'ennesima volta hanno tirato fuori per mettere gli attributi. Matteo Piacentini ha messo una pezza su una partita diventata complicatissima, segnando il gol del pareggio, dopo che la squadra avversaria era rimasta in 9 uomini a causa delle due espulsioni. L'abbiamo sofferto i primi minuti, ma dopo abbiamo reagito bene, li abbiamo schiacciati alla fine della gara. Poi ovviamente al secondo tempo, con l'inferiorità numerica, un po' di più. E forse potevano sfruttare altro che io, però. Cioè, secondo me sono chiusi molto anche loro, sono abbassati molto, si sono difesi bene ma molto bassi, quindi era difficile beccare le spalle, dovevamo fraseggiare forse più tra le linee e abbiamo cercato forse troppe palle lunghe, però come ho detto prima la partita è difficile da interpretare e alla fine è andata meglio di come poteva andare. Si chiude qui questa edizione del telegiornale, vi ricordo che Massimiliano Fedriga è stato riconfermato presidente della regione Friuli Venezia Giulia con una percentuale di voti che per la coalizione del centrodestra tocca il 64%. Noi ci rivediamo subito dopo la pubblicità, continua la lunga diretta elettorale con ospiti e commenti.